Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Come da titolo, oggi sono qui per parlarvi di due prodotti della Lexar, grazie ai quali dirò anche due parole relativamente all'importanza del backup. Innanzitutto ringrazio Nital che mi ha fornito questi due prodotti, tra cui l'SSD professionale esterno SL100 Pro da 1 TB, chiedendomi di provarlo e poi di dire due parole a riguardo. SSD che permette di salvare e accedere ai propri file ovunque, con estrema rapidità e sicurezza. Questo hard disk è realizzato con una finitura in alluminio spazzolato di alta qualità che gli dona un look elegante e moderno. E una volta preso in mano vi restituisce subito una grande idea di solidità, e poi a vederlo è veramente figo con questo effetto spazzolato. Le dimensioni sono molto piccole e sottili, parliamo di 55x73.4 mm per uno spessore di 10.8 mm e un peso di 70,5 grammi. Come potete vedere ragazzi è veramente minuscolo, questo è il mio telefono e questo è l'hard disk. Direi che più portatile di così non solo entra comodamente nei nostri zaini fotografici, ma anche nella tasca dei nostri pantaloni. E rispetto alle unità di archiviazione tradizionali, non ha parti mobili e resiste per cui benissimo soprattutto alle vibrazioni, oltre che a urti e cadute. Integra inoltre il Data Vault Lite, un programma di sicurezza con crittografia AES a 256 bit per proteggere i file archiviati da danneggiamenti e cancellazioni. È poi dotato di una porta USB di tipo C versione 3.1, ideali ad esempio per i fotografi e per chi deve trasferire video di grandi dimensioni rapidamente. Dispone inoltre di una spia LED di attività in modo da sapere subito quando l'unità ha terminato il trasferimento dei file. E per quanto riguarda la velocità di trasferimento dei file, beh, questo hard disk assicura prestazioni superiori, con una velocità di lettura che arriva fino a 950 MB al secondo e una velocità di scrittura che arriva fino a 900 MB al secondo. Vi riporto qui i risultati dei test che ho svolto e che direi rispecchiano le aspettative. L'hard disk è disponibile nelle capacità di 500 GB e 1 TB. Inoltre è fornito di cavi USB da tipo C a tipo C e da tipo C a tipo A. Questo hard disk esterno a stato solido è perfetto sicuramente per i viaggi. Si può realizzare un backup di tutti i nostri file in viaggio sfruttando ad esempio un hub, senza necessariamente avere un PC portatile. Colleghiamo l'hard disk al file hub, vi inseriamo la schedina di memoria e trasferiamo tutto il contenuto all'interno dell'hard disk. Altrimenti, se non vogliamo utilizzare un file hub tradizionale, possiamo utilizzare anche questi sistemi ancora più piccoli. Questo nello specifico dispone di una porta USB di tipo C e, come non so se si vede, vabbè, qui ci sono tutta una serie di porte USB, ingressi per micro SD, schede SD. Noi non facciamo altro che collegare la porta USB di tipo C al nostro smartphone e, collegando l'hard disk qui e collegando poi la scheda SD della quale vogliamo fare il backup, tramite il telefono andiamo a trasferire il contenuto della micro SD o della scheda SD all'interno dell'hard disk. Il tutto, guardate con quanto spazio occupato. State tornando da un viaggio all'estero e volete farvi il backup di tutto il vostro materiale che avete girato o fotografato, non volete tirar fuori il computer, tirate giù il tavolinetto del sedile dell'aereo e con pochissimo spazio vi fate un backup completo. In questo modo abbiamo possibilità di fare un backup dei dati rapido, sicuro e senza ingombro, il che è fondamentale se soprattutto siete soliti come me fare dei lunghi ed estenuanti trekking in montagna, anche di più e più giorni, occasioni nelle quali concorderete con me avere uno zaino il più leggero possibile è fondamentale, quei casi nei quali ogni grammo in più o in meno fa davvero la differenza, perché spesso si sente dire: oh vabbè sì certo, ma tanto cosa vuoi che siano 50 grammi in più o in meno? No ragazzi, no, se avete fatto un trekking in montagna di 10 giorni sarete concordi con me nel dire che un grammo in più o in meno fa assolutamente la differenza. Siete in montagna, fate una tappa di 20 km in un giorno, scattate foto e video, arrivate al rifugio completamente esausti. Vi sedete a bere una birra e nel frattempo, con la stessa attrezzatura che vi ho fatto vedere poco fa, vi fate
in tutta tranquillità e senza ingombro un bel backup del materiale che avete girato durante la giornata. In più, se vi prendete l'hard disk da 1 TB, ne avrete di spazio. Tutti pensiamo sempre, ma sì, a me non è mai successo niente, non mi si è mai brasato alcun hard disk, nessuna scheda di memoria. Poi però magari un giorno, toccatevi, succede. Magari siete stati una settimana in montagna scattando foto sempre sulla stessa scheda di memoria, altro errore gravissimo, poi quella scheda di memoria magari vi abbandona. E allora sì che vi mangiate le mani lì. Personalmente ritengo fondamentale disporre di un'unità del genere, ma non solo per viaggi di piacere, anche per lavoro. Pensiamo ad esempio a una lunga giornata di matrimonio, tipicamente frenetica, che lascia magari pochi momenti di pausa, ma lascia anche un'alta necessità di backup. Spesso infatti si è soliti fare il backup appena si arriva a casa o in studio, ma io preferisco farne uno direttamente sul campo appena ne ho tempo. Ed ecco che con un prodotto così si sta molto più tranquilli e si fa il tutto più velocemente. Ma non solo matrimoni, pensiamo alla registrazione video di un congresso o di un evento. Durante la pausa pranzo, magari, con la velocità di trasferimento garantita da questo SSD, possiamo backuppare tutto in poco tempo. Ma non solo SL100 Pro, anche questa Jump Drive F35, chiavetta USB dalla struttura estremamente solida, fidatevi di me di quello che vi dico. Abbiamo solamente il cappuccio che è in plastica, tutto il resto sembra assolutamente indistruttibile. E questa chiavetta ha una caratteristica alquanto particolare, infatti permette di accedere al suo contenuto solo attraverso determinate scelte da noi, ovviamente, impronte digitali. Può salvare infatti fino a 10 impronte digitali. In questo modo solo io e chi scelgo possiamo accedere ai file contenuti qui dentro. Basta inserire la chiavetta nella porta USB, posizionare il dito sull'unità e in meno di un secondo si è pronti ad accedere al contenuto. Anche la fase di impostazione di questa chiavetta è molto semplice. Basta collegarla alla porta USB e utilizzare l'applicazione che si apre per impostare la password, registrare le impronte digitali e gestire i vari utenti. E come se l'utilizzo delle impronte digitali per l'accesso all'unità non fosse già abbastanza sicuro, questa unità è dotata di crittografia AES a 256 bit per proteggere i file archiviati da danneggiamenti e cancellazioni. Una doverosa precisazione è che il software di registrazione delle impronte digitali funziona solo su Windows, mentre l'utilizzo regolare della chiavetta è compatibile sia con Windows che con Linux che con Mac. La chiavetta è disponibile nei tagli da 32, 64, 128 e 256 GB. Nella versione a 32, 64 e 128 GB arriviamo a una velocità di lettura di 150 MB al secondo, che passa a 300 MB al secondo nella versione da 256 GB. Per cui ragazzi, per andare a concludere, due prodotti eccellenti per il backup. E realizzare un backup è sempre cosa buona e giusta e non dovremmo mai dimenticare di farlo. Siete d'accordo con me ragazzi che il backup sia un aspetto ormai fondamentale nelle nostre vite? Se volete lasciarmi la vostra opinione al riguardo, scrivetemi un commento qua sotto. Io so solo che sempre di più sento persone in giro dirmi: tenevo tutte le foto di mio figlio conservate solamente sullo smartphone e poi lo smartphone si è brasato, è morto all'improvviso e tu in un attimo perdi tutte le foto di tuo figlio. Un dramma perdere così tanti ricordi in un attimo. Bastava un semplicissimo backup. E con questi prodotti lo fai in un attimo. Ringrazio nuovamente Nital per avermi inviato questi due prodotti, dei quali trovate il link al sito Nital in descrizione. Il video ragazzi si conclude qua, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. A me ragazzi non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!